Mister Benedetti, la partita tra Arezzo e Deruta è praticamente finita da poco. Il risultato per 2-1. Alla fine Arezzo ha quasi rischiato di pareggiare con il Deruta. Sì, Deruta si è reso pericoloso nel finale di gara, però ecco, penso che l'Arezzo, per quello che si è visto in campo, abbia ampiamente meritato la vittoria, anche se sicuramente non è stata una partita bella da vedere perché è stata giocata a ritmi molto bassi da entrambe le squadre, ecco. Però l'importante per l'Arezzo oggi era ritornare a vincere ed è quello che si è visto sul campo, ecco. Quali sono stati gli episodi significativi di questa partita? Ricordiamo i gol. Ma sicuramente l'Arezzo ha iniziato col piglio giusto e dopo 5 minuti su una ripartenza si è subito procurato un rigore con Essoussi che era stato anche pericoloso qualche minuto prima, ecco, quindi è stato bravo l'Arezzo ad arrivare subito al vantaggio, poi sicuramente dopo il vantaggio si è un po' troppo adeguato al ritmo dell'avversario, ecco, il Deruta si è dimostrato una squadra abbastanza ordinata che prova sempre a giocare palla, però oggi è stato per grandi parti della gara poco incisivo. Ecco, Mezzanotti nel secondo tempo, anche in base ai cambi che ha fatto, ha anche modificato il modulo della formazione in campo. Sì, con l'ingresso di Dromela è passato 4-3-3, ecco, per dare più copertura a centrocampo e sfruttare di più le ripartenze di Emè e di Santo, ecco. No, penso che l'Arezzo, ecco, sicuramente è stato meno brillante rispetto ad altre partite, però la vittoria penso sia meritata. Ecco, ha citato Idromila, proprio da lui è arrivata la palla che ha portato in gol Dierna. Sì, sicuramente è entrato con l'atteggiamento giusto e ha confermato di avere buone prospettive. Una parola forse merita Essoussi, soprattutto nel primo tempo, molto, molto dinamico, più o meno davanti si è visto solo lui. Sì, Essoussi ha confermato il suo valore, è un giocatore che riesce a far reparto da solo e oggi ha confermato le sue qualità e volevo citare anche Dierna che secondo me è stato artefice di un'ottima prestazione. Nel Deruta invece si aspettava una partita di questo tipo, i giocatori che insomma conosce meglio l'hanno confermato le sue aspettative oppure l'hanno delusa? Ma mi aspettavo qualcosina in più perché li avevo visti molto bene con il Foligno. Come ho già detto nel commento pre-gara, con il Foligno il Deruta avrebbe meritato di vincere. Ma aspettavo qualcosa in più sotto l'aspetto dell'aggressività, del ritmo. Ecco, si è dimostrata una squadra ordinata che prova sempre a giocare palla, prova a giocare palla a terra. Gesuele si è dimostrato un giocatore ottimo di categoria, però ecco, qualcosina in più nel complesso mi aspettavo. Ecco, l'Arezzo non ha dunque sottovalutato questa partita, anche se con l'ultima della classe, la prossima settimana di nuovo un'ultima della classe, insomma l'Arezzo andrà a giocarsela con la Ponte Vecchio, sarà necessario perlomeno lo stesso atteggiamento. Sì, ora l'Arezzo deve dare continuità per recuperare posizioni in classifica, anche perché quelle davanti danno continuità di vittorie, di risultati, è una cosa che deve fare anche l'Arezzo, ecco. L'importante è dare continuità dei risultati e affrontare tutte le partite con l'atteggiamento giusto.